Buonasera. La sua azienda qui nel distretto stava fallendo e servivano soldi. Così un 44enne di Castelvetro ha giustificato il suo ingresso nel mondo della droga. L'uomo spacciava cocaina sotto casa. A segnalarlo ai carabinieri, i vicini, insospettiti dal viavai di persone. L'imprenditore è stato colto in flagrante dai militari, ora è a piede libero con obbligo di firma in attesa del processo. Stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 300.000 euro per i progetti scolastici rivolti ai disabili. L'assessore all'istruzione Mimma Savigni, grata del sostegno economico, ha affermato che le risorse saranno destinate ad aiutare i ragazzi con disabilità nelle scuole sassonesi di ogni ordine e grado. Continuano i disagi per i fedeli musulmani di Aluda, che da anni pregano, inverno ed estate, in un piazzale di via Regina Pacis. Nei giorni scorsi l'associazione ha organizzato anche un'assemblea per parlare di libertà religiosa e per ribadire la richiesta di avere un luogo di culto idoneo. Ecco le interviste. Mustafa, un convegno in Sala Biasin per parlare di un tema molto sentito in questi ultimi mesi, quello della libertà religiosa, un tema che per la vostra associazione significa un luogo dove pregare che non sia un piazzale. Questo tema è un tema che è stata già fatta in un'altra consolata che è stata organizzata dal nostro console di Verona e noi abbiamo visto il titolo La libertà religiosa in Europa e ho visto che questo tema è un tema che tocca proprio a noi, come l'hai detto prima. E ci mancava da dire tanto su questo tema qua, per cui noi, alla mancanza del dialogo, alla mancanza che ci mettiamo con i rappresentanti del territorio qui a Sassuolo, dobbiamo parlare per trovare la soluzione, non abbiamo mai avuto di crearla o di farla. Allora come siamo diventati in questa associazione culturale Luda che riguarda il futuro della nostra comunità e non solo di comunità, perché senti che siamo diventati cittadini italiani e vedo che dobbiamo avere una moschea, non un centro culturale. Come lei, per esempio, c'è una moschea, non c'è una differenza fra lei e io. Siamo tutti due cittadini italiani, solo che lei è cristiano, c'è la chiesa, io sono musulmano, non c'ho né centro culturale, né la moschea, solo il parcheggio. Non c'è neanche un tetto che mi copre. Per quale motivo? Questa può essere una discriminazione, cosa può essere? Boh, non lo so. La vostra richiesta, che già da tanti anni va avanti, non è la richiesta di dateci una moschea, ma di consentiteci di costruire una moschea. Cioè, i fondi sarebbero vostri, tutto sarebbe a vostre spese. Quello magari... Noi oggi non abbiamo mica quell'idea che di costruire una moschea, magari solo di avere un centro dove possiamo trovarsi. Ma quella è stata l'idea del signor sindaco Patozzi. Prima di elezione diceva che lui voleva magari costruire una moschea. Quella sarà una buona idea. E ovviamente sarà sotto le nostre spese. E perché le nostre spese c'è sempre un po' di interrogazione. Perché fino ad oggi tutti i centri culturali che esistono solo con il finanziamento della comunità musulmana. Io sono qua in qualità di imam da 28 anni, legalmente residente in Italia, e sono circa 26 anni che ho predicato per un Islam pacifico e conviviale. Un Islam votato alla convivenza pacifica, all'integrazione, è quello che la comunità di Sassuolo chiede da tanti anni, almeno di avere un luogo al coperto. Il punto centrale è sempre quello. Intanto noi siamo dei pacifici e inneggiamo sempre alla pace e alla concordia, motivo per cui legittimamente chiediamo anche noi, come tutte le altre comunità, un luogo degno e stabile dove noi possiamo praticare la nostra fede e il nostro culto. Da 9 anni che ci hanno chiuso la moschea e credo che non c'era nessuna motivazione a base del quale hanno potuto fare questo atto, anche se noi abbiamo sempre manifestato un approccio buono e conviviale con tutti. Negli ultimi mesi parlare di libertà di culto in riferimento al mondo islamico provoca quasi necessariamente delle polemiche legate comunque al dilagare del terrorismo. Bisogna tenere ben distinte le due cose. Certo, sono momenti difficili, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito e diciamo che è facile, che tutto sarà semplice, sarà, anche perché ci sono animi che a volte sono veramente molto esasperati. E noi crediamo fermamente che non c'entri niente il culto con i vari episodi che ci sono stati e che ci sono anche negli ultimi tempi, insomma, legati più che altro, secondo me, a
a persone disturbate. Ecco, slegherei completamente il discorso da comunità araba e problemi di questo tipo, ecco. La presenza di un luogo di culto, come già ce n'è uno in via Cavour, garantisce anche un miglior controllo, questo però non si può negare. Certo, certo, ma infatti si cerca di lavorare in questo senso, perché l'amministrazione ha come primo compito quello della sicurezza. Passiamo allo sport. Oggi porte aperte a Ricci per il primo allenamento del Sassuolo Calcio con il nuovo mister Cristian Bucchi. Tanti i tifosi che hanno assistito sugli spalti dando il loro supporto alla squadra. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione è tutto, arrivederci a domani.